Guarda, in Italia l'informazione è uno schifo. Prima di tutto il dialogo sociologico e politico si svolge sui social, che sono un'azienda privata, vabbè, ma non può fare il cazzo che vuole come dicono alcuni. E questi che lo pensano, vaffanculo. E punto numero due, abbiamo i giornalisti social di punta, che sono quelli che a scuola prendevano gli schiaffi, erano dei secchioni leccaculo del cazzo. Tutti i vari Tosa, Tomasi, Del Prete. E quelli lì sono quelli che in una scuola come si deve venivano bullizzati dal pullman alla mattina fino a quando tornavano alla loro casa del cazzo. Abbiamo gli sfigati che scrivono sui giornali. Dai, cazzo. Abbiamo la sfiga al posto della filosofia. Abbiamo i secchioni al posto dei passionali. Per questo che l'Italia va di merda. E dammi un'altra birra, che questa è calda come il piscio di vacca. E questi qua mica scrivono articoli, questi qua frignano e basta. Sembrano i pensierini delle elementari che piacciono solo alla nonna del cazzo. Tutta un'apologia della debolezza, della malattia, della nevrosi. E poi quando qualcuno fa qualcosa di figo, di eroico, di significativo, questi pupazzi burattini della minchia scrivono che sui loro siti del cazzo che sono stati i fasci, i maschilisti, gli omofobi, grassofobi, pizzofobi. E tutte quelle cagate lì, tipo il coso lì, l'Huffington Post, che non c'è tanta puzza di merda acida neanche nei bagni dell'ospizio, Dio di quel santo Cristo. Non mi fate bestemmiare, che sennò poi quei tre babbei sfigati piangono. Sai cosa ci vuole, amico mio, per risolvere il problema dell'informazione? Sai cosa ci vuole? Una tonnellata di Vagisil, sfigati frignoni del cazzo con la farfallina arrossata. Allora me la dai sto cazzo di birra fresca o devo pisciarti sulla tua cazzo di scrivania del cazzo, su! Oh!